Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti. Sentite la musica ovviamente di Resident Evil, ma non lo vedete, adesso arriva. Ciao Salpel, ciao Junkwipe, ciao ragazzi, benvenuti veramente. Buongiorno, buongiorno. Allora, io mi sono fatto una corsetta stamattina e, alle 8, era un caldo de Cristo. Un caldo incredibile. Fatemi sapere se il microfono fa dei rumori strani perché c'ho un ventilatorino, perché qua è veramente, è già caldissimo. Quindi stamattina corsetta sotto al sole e un bel succo di frutta adesso fresco, che aiuta tanto. Così siamo pronti magari per finire questo Resident Evil. Allora, 66esimo salvataggio, quindi sì, va bene. E una volta che l'avrò finito, cercherò anche... Allora, ne parleremo ovviamente insieme qua, in live. Ma cercherò anche di realizzare un video in cui... Ovviamente sul canale Professor Quarzo Horror, in cui parlare di cosa mi aspetto dal remake di Resident Evil 4. Perché dopo averlo rigiocato adesso... Mi sembra cosa buona e giusta quella di cercare di farci un'idea su quello che ci può aspettare con il nuovo, con il remake di Resident Evil 4. Perché ci sono delle robe molto problematiche, secondo me, che nel 2022-23 anzi non sarebbero accettabili. E ne parliamo. Allora. Mamma mia, fresco. Iniziamo. Se ricordate bene, la scorsa volta avevamo fatto fuori Scrauser. Questa non si rompe, no? E credo venissimo da qua. Quindi se uno guarda la mappa, esattamente, dobbiamo proseguire diritto, praticamente. La chiamatina ci voleva, dopo Krauser. Krauser too. Esatto. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Aveva capito, Sadler. Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. Ovviamente. Thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, esatto. I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. Okay. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Molto bello che hanno preso uno che sa parlare lo spagnolo per fare Sadler. Si sente da come diceva Las Plagas. Enjoy your smart mouthing while you can. E c'è anche un leggero accento effettivamente spagnolo quando parla. Verifica la pressione di esa valvola. Verifica la pressione di esa valvola. Verifica la pressione di quella valvola? Oh madonna, che casino. Viste algo? No hay problema. Quest'area mi sembra problematica. A dir poco. Ah, finalmente! L'elicottero dell'inizio. C'era un traffico infernale. Ste battute americane, ragazzi. Il traffico infernale con l'elicottero. Ah! Ha detto agli sta, ovvero eccolo. Bravo elicottero. Ora fai anche qualcos'altro però. Magari sparacchia pure un po'. De che stiamo a parlare, oh. Ragazzi, cliccate il link quando compare questo messaggio in chat, perché ogni volta che cliccate io guadagno qualche centesimo. È un link che vi porta all'acquisto di un antivirus, ma non dovete acquistarlo per darmi una mano. Basta che clicchiate. Ok, Mike. Perfetto.
Ragazzi, sente l'atmosfera da fine gioco qua. Sentite la musica. Sembra quasi di stare su Metal Gear, a dir la verità. Allora, io quello lo devo ammazzare. Non prima però di aver recuperato i proiettili per la doppietta. Grande! Quindi lui me li ammazza? Ma sei un grande amico, Mike. Sei un grandissimo amico. Dove devo andare? Aspetta un attimo. Oh. Posso andare di sotto o di là? Sentite la musica, assomiglia veramente a quella di Metal Gear. Orco due, lancia fiamme, lancia razzi. E questo da dove esce esattamente? No, il calcio! Ho mancato il calcio, mannaggia. Ok. Allora, c'è uno che mi spara da qualche parte. Ah, l'ha ucciso. Ok, va bene. Io, raga, non capisco bene dove debba andare. Sicuramente non qui. Oh, ma sono diventati più bravi a schivare questi nel tempo. Grande lì, non parare, non lanciava razzi con la panza, non è da tutti, effettivamente. Questo è vivo ancora, no? Devo allontanarmi, ha detto. Comunque io di sotto devo andarci a questo punto, perché sicuramente c'è qualcosa da recuperare. Qui c'era qualcosa? Bomba a mano. Scendiamo anche di qua. No! E sei un bastardo. Poi dopo come risaliamo? Ciambotto. Ah beh no, ci sono le scalette. Qua sotto ci sono. Avrei dovuto aspettare il secondo colpo. Cosa ho fatto? Va bene. Non volevo fare quella cosa lì. Ma c'era la scala a terra. Cazzo. C'è un altro. No, curati, che stai facendo, Nico? Madonna, raga, che gameplay fluido! Vai, spacca tutto! Ok. Oh, io qua sotto volevo andare. Perché vedi che ci sono degli oggetti da recuperare qua. Oh, ma chi è che mi spara? Qualcuno o nessuno? Vabbè, vediamo. O forse tutte le strade portano a Roma, potrebbe anche essere così, eh? Che in realtà le strade fanno sì. Portavano tutte qua, bastardi. Vabbè, però qualcosina c'era da recuperare. Ok, così ho aperto la porta. Prima di andare vediamo se c'è qualcosina da raccogliere qua. Che ci sono scale. Andiamo, prendiamo la scala di sotto e poi quella di sopra e poi andiamo sulla porta. Ma st'elicottero a chi sta sparando esattamente in questo momento?
Capisco che mi vuoi aiutare, ma non è che devi sprecare i proiettili a caso. Abbiamo rifatto lo stesso giro, praticamente. Praticamente. Questo lo facciamo fuori a coltellate. Perché è sempre meglio risparmiare i proiettili, anche se in realtà in Resident Evil 4 non è così, ma la saga di Resident Evil ci ha insegnato a risparmiare, allora risparmiamo sempre, siamo tirchi. No, qua non c'è niente comunque. Là c'era una piantina verde. Via, allora proseguiamo e basta. La piantina verde rimane lì dov'è. Dov'è che si passava? Di qua. Mamma, sta parte pare proprio la musica di... Oh, lui! Lui dov'è? 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 Ma è dietro a me? No, è là. Eccolo, ok. Come cazzo? Vabbè. Chi è? Ma ce ne sono altri che mi sparano? Lui sta là dietro. Cazzo, non ho fatto in tempo. Vieni qua anche tu, almeno mi faccio fuori con un colpo solo. Esattamente. Ah, c'è quell'altro con l'arco che mi spara. Ma dai che l'ho beccato. Manca poco, eh. C'è qualcun altro? Morto è morto. Sarebbe bello andarsi a prendere anche la ricompensa. Sì, puoi sparare alle accette. Cioè, ti rendi conto un gioco del 2015 che fa una roba del genere? Secondo me è incredibile. Oh, proiettili della Magnum. E certo che scendiamo a prenderli quelli. Puoi sparare anche alle bombe che ti tirano i nemici per farle esplodere. Allora, qua c'è un bidoncino. Ah! Tomb Raider un'altra volta. Ogni tanto ci sono queste fasi veramente Tomb Raider. Qua si scende e si apre la porta. È veramente avanti, raga, ma a livello di gameplay secondo me è boh. Non capisco perché lo rifacciano da un certo punto di vista, perché non riusciranno mai a rifarlo, a rifare un gioco che sia fluido allo stesso modo, perché questo è fluido in una maniera strana, cioè è molto fluido a livello di gameplay e c'è un level design pazzesco, ma lo è anche perché comunque è un gioco vecchio. Non so bene come spiegarla questa cosa. Cioè, che cazzo. Fatemelo far fuori, va. Dov'è? Allora. No, ho sbagliato. Prima cosa, tu. Seconda cosa, l'altro. Porco. Mamma, che coglioni. Dove sta? Vado su e lo ammazzo.
Oh, ce l'ha fatta, madonna santa. No, un altro ce n'è. Allora vaffanculo, però. Cazzo. Che macello, raga, sta zona. È veramente... è veramente un Metal Gear più action, praticamente. Allora, vabbè, comunque, ricominciamo da qua. Ciao, Slakey. Benvenuto. Allora, c'è sto stronzo che mi spara da dove, non mi ricordo. Allora, noi dobbiamo aspettare... dobbiamo aspettare che l'elicottero faccia fuori tutti. Prendiamo anche il fucile, va, che qua serve. Vai, te voglio matar pure io. Bastardo. Se io salgo, dove vado? Cos'è sta roba? Mentre sali... vabbè. Sono morto, porca vacca. Comunque, da bastardi, mentre salivo le scale addirittura. Elicottero, puoi farne fuori uno, grazie. Uno solo. Beh, ci penserò io. Ma pure quella... ah. Sta zitto. Piazza pulita dopo un'ora e mezza. E oltretutto non si sa chi ha ammazzato, perché quello di sotto che mi stava a sparare ancora è vivo. Eccolo lì. Credo che questa sia la cosa più sensata da fare. C'è anche l'altro di là. Dove va? Mamma mia, che giro fai? Vediamo, dovrebbe venire da sinistra. No, vabbè, non si sa che giro ha fatto, raga. Ah, vaffanculo. No. Pezzo di merda. Ce n'è un altro? Ah no. Spray, grazie. Mamma mia, quando parla quello sull'elicottero mi fa incazzare. Cosa ha fatto? Sì, piazza pulita. Ma ce n'erano due? C'erano due interruttori, chi si ricordava? Quindi l'altro... ho visto delle scale prima. Dove l'avevo vista delle scale? Qua? Questo è venuto giù e si è fermato qua. È quello a cui ho sparato prima. Vabbè. Ah, vabbè, tu... fai pure come vuoi. Allora, io devo andare di là. C'è una scala. C'è una scala lì. Quindi devo scendere e andare a sinistra. Poi da questa scala salgo finalmente. Basso un po' il volume delle mie cuffie, perché... munizioni magnum. Buone, molto buone. L'altra porta c'è? Cosa? Non c'era nessuno! Cosa, piazza pulita? Piazza pulita.
Allora, è finita st'area del Caspio. Ho sprecato tutto quello che c'avevo praticamente a livello di cure. Oh, non sei messo bene, eh? Ovviamente. Lui adesso volete che non salta? Salta al riparo subito. Wow, addirittura il ralenti. Cioè, in realtà per l'epoca sta scena era veramente bella, però adesso forse è un po' ridicola. Ecco, se non era ridicola fino a quel momento, con la pietra che gli è cascata sopra è diventata proprio... Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah. Ok. Hey, I know a good bar. Ah, sì, eh? Ciao, Mike. Non ti abbiamo mai visto in faccia. Mike! Che schifo. Cosa corri? Che è un elicottero che sta cadendo. Cosa corri? Mamma mia. Mike, ti vendicherò. No, se dici anche questo è veramente brutto. Non credo che siano stati così stupidi. Un po' meglio, di ti vendicherò, però. I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard. It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. Fly. It's the same thing. What did you say? Insect's life doesn't compare to human lives. Ah, wow, che affermazione interessante e poco ovvia. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. Out of my body. I wish you luck. Mm-hmm. Oh, allora, molto bello che i nemici uccisi dall'elicottero lasciano comunque del loot. Giriamoci un po' intorno, qua sicuramente ci dice tipo guardare giù. Mike, vedrai, la pagheranno cara. Ah, personaggio che non abbiamo mai visto. Ah, mi fa male il cervello. Poi chissà come... sono curioso di come implementeranno il mercante, i soldi, eccetera. Cioè, perché in Resident Evil 4 c'è un sistema di loot enorme, e nel remake, dato che sembra lo stiano facendo in maniera un pochetto meno action, almeno le vibes del trailer erano queste. Poi magari sarà un gioco ultra action completamente diverso dal remake, per esempio, di Resident Evil 2 o il remake di Resident Evil 3. Perché inquadra i piedi? Leon, you okay? Giorno Simo, ciao. Ah ah. C'è qualcosa che non va. Leon non è in forma. Sorry, Ada. Come sorry? Ti sei preso una coltellata comunque, non so se ti sei accorto. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Ovviamente, ci fosse una volta che fate le cose insieme. Il lampadario. Allora, sembra che bisogna andare di qua. Dove è andata lei? Quindi dividiamoci in che senso, Ada? What do you mean? Adesso c'è il mercante. Ah, ci sono i regeneradores. Sentite, li sentite ansimare.
Allora, c'è la cosa per salvare. Io ora salverò, però prima voglio vedere se qua c'è il mercante. No, qua c'è solo un'erba gialla. Solo un'erba gialla. E qua c'è una granata accecante. Ciao, Fiuco. Sì, questa è una bella zona. Sì, sì, sì. Perché è abbastanza horror, diciamo. Ho un'erbetta rossa. Queste le posso aprire. Raga, anche qui sta parte ricorda un po' lo scantinato del castello su Resident Evil Village. Con le prigioni, eccetera, no? Eh sì, è classica, è classica. È qua? Oh mio Dio, è lì! Ti piace pasta al pesto? È uno dei miei nemici preferiti di... Ah no... Della saga, praticamente, di Final Fantasy. Lui e il Kiactus sono proprio stupendi. Ah, questo ce l'ha anche dietro? No. Come te faccio a prendere quello dietro? Questo è il solito discorso. Boh, vabbè. Esplode comunque. Capiremo perché. Credo. O forse no. Allora, capito, io l'ho fatto fuori per cosa? Per nulla? Per nulla. Potevo tirar dritto e sarebbe andata bene comunque. Sacchi di roba. Cioè, proprio a caso. Sacchi di ciccia sanguinante. Che difficoltà. Ora. Aprire? No, non apro niente. Giù c'è... Ci sono delle erbette, delle cose interessanti. Erba verde, grazie. Pesetas. Allora, io posso fare questo abbinamento interessante. Oh. Però credo che la vita non aumenti. Eh no, perché sono già al massimo. Quindi le erbette gialle da adesso in poi non servono più praticamente. Io l'abbino comunque, giusto per, ma non avranno più tanto senso. Allora, voi che non mi state vedendo per qualche motivo, a me poco chiaro. Senti, ma anche te, se te faccio fuori così. Perfetto. Wow, cool. Venite, venite giù però. Ah. Ok. Questo è ancora vivo. No. Dov'è? Dov'è? Non so dov'è. È lassù. Ok. Bella voce c'hai, amico. Proprio. Allora, lui è lassù, quindi io devo fare così. Eh no. Cazzarola. Pistola. Due. Tre. Ok, questo che mi dà? Buono. Sì, lo so che mi vuoi ammazzare, è abbastanza chiaro. C'hai due accette, me ne lanci una. Sicuramente non stai andando a fare la legna.
Allora, lui adesso è qua, quindi io sono sveglissimo. No, ho preso la pistola, mannaia. Non l'ho equipaggiata. Vabbè, ho sprecato un colpo di fucile, non troppi, dai. Poteva andare peggio. Qua c'è qualcuno. Ah, e ci sono anche tre bidoncini pieni di roba. Erba verde, grazie, a casona cartina si vola, Hai detto bene. Ok, ora c'è anche lui. No. Ok. Io voglio vedere bene cosa c'è qua prima di andare oltre, perché infatti, come stiamo vedendo, ci sono degli altri bidoncini. Non c'è niente dentro praticamente, ma ci stanno. Boom. Qua. Erbetta verde, ottima. E anche arrampicarsi, ottimo. Tecochi. Qui c'è una bellissima valigetta piena d'oro. No. Così. Si è lasciato proprio cadere. Questo in realtà si voleva ammazzare. Era tutta una scusa. Qui c'è una scatola senza serpente. E qua delle munizioni della mitragliatrice che non prendo. Vabbè, volevo vedere se si apriva l'altro sportello. Ho premuto X e l'ho presa alla fine. Saltiamo giù. Granata accecante. Pulsante che fa non si sa cosa, ma lo premiamo perché sì. Ah, lui ha preso una tessera, eh. Mamma, mamma, mamma. Che è successo? Non ho capito niente. Te posso dire la verità? È uno dei blocchi. Devo prima disattivare la chiusura di emergenza. Non è molto chiaro quello che devo fare. Ah. Eppure tu. Oh, ce n'è un altro qua. Girati. Via. Mori male. Anche bene, va bene comunque. Girati un'altra volta di qua. Ok. Qui il fucile. Non so se faccio in tempo. Ah no. Oh! No, non è vero, non serve. Non rischio perché ho un solo proiettile caricato. Adesso invece rischio. Perché è rimasta... Ah, la tessera! La tessera, attenzione! Stavo per dire, perché è rimasta a volante, scheda chiusura emergenza? Chi è che mi spara? Qui c'è qualcosa? No! E qua sì, però. Grazie. Mamma mia, quelli cazzo di arcieri. Dove stai, bastardo animale? Testa di... Facciamo fuori anche questo. No. Ok. L'ho fatti fuori abbastanza. Non ancora, evidentemente. È uno dei blocchi. Devo disattivare. Dove stava la chiusura d'emergenza? Chi si ricorda?
Eccolo un altro. Sta essendo faticoso. La chiusura d'emergenza io immagino sia di qua. Ma completamente a ca- non lo so perché immagino che sia di qua. Ce l'ha fatta vedere prima, ma... Oh, veste di laurea il mio cugino, non ti preoccupare, Carmine. Ci mancherebbe. Qua? Ah, il 27 dici? Che sfiga! O dici per oggi proprio? Non ho capito. Ragazzi, forse siete un po' troppi, No, non volevo fare questo, volevo fare... Oh! Era a terra, scosava e m'ha ucciso. Ah! Comunque, quando compare quel link, ragazzi, o se volete farlo comparire voi, fate punto esclamativo total. Ah, lì la granata bagliante, cazzo, un'altra volta. Comunque, quando compare quel link che compare ogni tanto in chat, oppure se fate punto esclamativo total, potete cliccare sul link, il che mi aiuta un sacco, perché prendo qualche centesimo ogni volta che cliccate sul link. Quindi vi ringrazio. Se volete potete anche acquistare ovviamente l'antivirus. No, è il 27. È il 27 sera alle 21. Ma da qua? Aporel. Vaffanculo. Cominciata male, Fortuna che questo non ci becca. Ok. Allora, fucilozzo. Non ho capito l'attacco che faceva e quindi ci ho messo troppo. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa che non mi fa rischiare. Abbina. Abbina. E usa. Bravo. Proprio lì te dove mi mette. Ora. Ah, è uscito lui, è uscito lui. Oh, lui sta lassù. Non so se l'ho preso oppure no. Però siccome c'era l'amichetto, mi sono dovuto fermare. Non da che se scape. Io non vedo più il ciccione. Infatti è sceso. Ma prendiamo il fucile e ci avviciniamo semplicemente, secondo me. Lo spari, amico. Il muro non lo vede. Va bene così. Basta avvicinarsi in fondo. Perché anche quando sei vicino, lui comunque ti attacca con la motosega, con la mitraglietta. Ah! Ci sei anche tu, allora. Gli finirà da qualche parte, stelmetto. Pesetas. Proiettili di doppietta. Qualcuno che ha pensato di fare per live YouTube? Boh, ci sto ancora pensando. Sinceramente ci sto ancora pensando. Credo che per un po' proverò a continuare qua su Twitch. Poi vediamo. È vero anche che è effettivamente estate. Io sto giocando Resident Evil 4, che è un gioco, cioè, che non si fila nessuno da tempo. Nel senso che è un gioco vecchio. Quindi tutto quel ragionamento che ho fatto magari era un po' esagerato, dettato da un momento, capito, che dici mamma mia, sono passato da 100 spettatori a 20. Ok. No!
quello era un colpo in testa, tu dovevi vacillare. Perché no? Tanto non è che lo userò in altre situazioni quel bidone. Granate incendiarie. Gioco della Madonna, i ragazzini. Lo so. Sì, sì, è reale, ma per tutti, infatti, Però ecco, dico. No, ma io Fortnite non lo porterò mai, pasta al pesto, perché proprio non mi piace. Però, a prescindere da Fortnite, magari ci sono giochi usciti da meno tempo che potrebbero essere più interessanti per la gente. Tra cui per esempio Elden Ring, che però ho già finito e quindi non c'avevo tanta voglia di continuare la seconda run. Anche se mi sono messo a scrivere dei video di lore e mi è tornata voglia di giocarci. Perché, boh, non lo so perché, perché semplicemente è un gioco ben fatto e quindi... E c'è anche una lore ben fatta, quindi quando ti rimmergi un attimo in quel mondo dici porco due che figata. Tipo, sono dovuto rientrare nel gioco per leggere delle descrizioni degli oggetti che mi ero appuntato sul quadernino per fare sto video di lore. E... cioè, mi ha preso benissimo. Blackly! Un gioco bello al di là della sua età. Sì, assolutamente un gioco bello al di là della sua età, guarda. E Ocarina of Time è un altro. Anche Majora's Mask mi era piaciuto. Pure Wind Waker, sai? Quello che era uscito per... cos'era? Wii? Mi sa che era Wii. Anche quello mi era piaciuto parecchio. Twilight Princess mi sa che non l'ho giocato. Porca puttana, sono andato lì per dargli il calcio. Sai che faccio? Due? Allora siete stronzi. Stavolta però non me fregate. Allora, potrei usare quella, ma uso questa perché ce ne sono anche altri. Oh! Arciere del cazzo. Comunque sono ancora vivi, quindi andatevi a fanculo, va. Ce n'ho uno attaccato al culo. Ok. Allora, GameCube ecco, Remix Wii. Io credo di averlo giocato su GameCube, effettivamente. Adesso che mi ci fai pensare. Dico Wind Waker. Wind Waker si chiamava? C'è un bastardo sparatore. Ops. C'era il fratello gemello lì. Ok. Porca puttana del bastardo animale che sei. Allora, mi chiedo, sta cazzo di tessera magnetica, dove minchia la devo usare? Qua ci sono questi che non mi interessano. Teco qui. Lì la devo usare, sicuro. Sei qua tu? No, non c'è nessuno qua. Adesso la uso e poi riattivo i cosi. Alla coop per ottenere degli sconti? Aspetta, mi sono perso qualcosa, pasta al pesto. Adesso dovrebbe essere di qua. Ce n'è uno qui. Teco qui. Mo andiamo a premere l'altro, che dovrebbe essere di qua. Clacle! Non cade di sotto? Sì. Guarda sto pezzo di merdina. Coltellate sulla testa. Eccola. Oh, Cash cade sotto. Ah, oh, finalmente. Premo il bottone. Sì che premo il bottone. Vai, vai. Teco qui. Mi sto svegliando, Stamattina tra la corsetta
e il resto era un po' addormentato. Allora, dov'è che sta il portone qua? Non mi ricordo dove sta il portone. Questo ancora va in giro. Senti, sì, ma anche no. Forse li ho fatti fuori tutti, eh. Allora, ma facciamo il giro, lo stesso giro 50 volte, perché no? Quassù c'è il coso. Oh, santa madonna. Dov'è il porcone? Allora, aspetta. Ah, c'è la mappa che te lo dice, perché sono così scemo? È di sotto, oltre la porta. La porta, come se sapessi qual è. Una porta. Che dovrebbe stare di qua. Ah, forse c'è un cancelletto? È qui, teco qui. Sfonda tutto. Cos'è sto rumore? Ah, sono i bellissimi. Mi dispiace che ho dovuto usare due proiettili del fucile. Mo ne devo usare uno per farvi fuori. Mamma mia. Non è stato possibile. Coltellate in testa. Sì. M'ha preso? Ti stacco la testa. Ok, è morto. Allora, laggiù avevamo preso quello che c'era dentro il Xi. Aporel. Oh, Ashley. Giusto? No? You'll soon harbor an awesome power. Non l'ha detto, raga, incredibile. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Whether you like it or not. Lasciala là. Sono d'accordo. Lo farei se fosse possibile. Pasta al pesto. Ada, dove vai? Da dove spara? Da... Now cosa? Ah. Sapete che non ricordo come finisce? Cioè, ovviamente la salva. Ah, ha espulso i proiettili tramite... le vene. No, non mi dica che c'è un altro pezzo in cui c'è Ashley. Ovviamente. Spara, spara. Come hai visto, è molto efficace. Gli frega niente. Bidoni incendiati, esplosioni. Che gli frega? Ok. Ciao, Ashley. Che palle che sei qua un'altra volta. Oh, welcome. Questa che è? Premura di Luis 5. Sin dalle fasi iniziali della ricerca abbiamo tentato di mettere a punto una procedura sicura per rimuovere le Plagas. In seguito abbiamo scoperto che il vero obiettivo della ricerca non era la rimozione delle Plagas dai corpi infetti, bensì trovare un metodo per rendere le Plagas ancora più resistenti ai tentativi di eliminazione. Ok. Alla fine siamo riusciti a scoprire che le Plagas possono essere rimosse esponendole a speciali radiazioni. L'unico svantaggio di questo metodo è che si tratta di un trattamento molto doloroso, poiché la plaga si infiltra nei nervi. Ah no, poiché la plaga si infiltra nei nervi, c'è il rischio che l'ospite perda conoscenza. Inoltre, se la plaga è già adulta, la procedura di rimozione può costare la vita all'ospite, ma probabilmente la morte è un rischio che si può correre se si pensa all'alternativa. Ciao Edo, buongiorno su Bloodborne. Quando ci torniamo? Domattina. Domattina alle 10 Bloodborne. Da programma. Su Instagram, ragazzi, c'è il programma e quindi... ma anche sui vari canali YouTube l'ho postato, quindi... Welcome. Dovreste poter accedere al programma da qualsiasi posto. Good
Te non rompe le palle. I got a selection of good to sell you, stranger. C'è Lore. Pearl. Porca puttana, posso giocare come cazzo voglio? Mi sa che queste vanno vendute ormai. Un bello spray. Un'erba rossa, un'erba verde. Ok. Compra. Che posso comprare? C'è qualcosa? Ma le ho vendute quelle? What are you selling? No raga, ma che cazzo ho fatto? Pensavo di comprarle, le ho vendute. Come back. Che ritardato. Che ritardato. Mamma, fortuna che c'ho comunque abbastanza roba. Mamma, che deficiente. Mamma, che deficiente. Sono deluso da me stesso. Ma cosa ho fatto? What are you buying? Vabbè, ottimizziamo qualcosa, va, porca miseria. Cioè, il fucile semiautomatico che gli mancano varie cose. Il percussore può essere potenziato esclusivo, ma non ha senso. E questa invece c'ha bisogno di Ah, 1, 2, 3. Però no. Non riusciamo ad ottimizzarla tutta questa. L'unica cosa che posso provare a fare è questa. Esclusivo, accresce la velocità di fuoco. Sarebbe buono, ma ci vogliono 80.000 pesetas. Caputtana, gli ho venduto tutta la roba. Porca troia, che deficiente. Vabbè, lasciamo stare. Un cordiale buongiorno, ciao cordiale. Non si autodenigri. Ma non so se hai visto cosa ho fatto. Ho venduto erbette e spray. Mi piace bene. Ora sarà tutto molto più facile, immagino. Oh, Waku. Ciao, Waku. No! Bastardo animale. Anzi, bastardi animali. Oh, 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 oh. Allora. Certo che non ci voleva, pure sta botta da parte del mostro. Questi ancora mi danno i soldi. Forse c'è la possibilità di tornare dal mercante. Ma ho sbagliato strada per caso? No. Sì. Sì, ho sbagliato strada. Mi pareva strano. Sì, ho sbagliato strada. Vabbè. Succede. Dovevo andare dal mercante. Devo andare qua. Ma questa è una porta? Vallo, cioè. La devono curare, no? Le devono estrarre il coso. Ah, lui se la fa estrarre prima. Che schifo. No. All right. Here goes nothing. Plaga Elimination System. Ah, quindi queste sono le radiazioni che dovrebbero eliminare la plaga. Oh, effettivamente. How are you feeling? Like a million bucks. Mm-hmm. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. Adesso tocca a lei. La uccideremo?
nel tentativo di liberarla dalla plaga? Ok, eliminata. You okay? Ciao PCs, benvenuto. I don't know about you, but I think it's time we go home. Torniamo a casa. Fine del capitolo e adesso capitolo finale. Bam bam bam. Quindi c'è ancora tempo per recuperare le cose che ho venduto come un deficiente. Non so se mi è mai successa una roba peggiore. Cioè più stupida. Adesso non serve più. Ah, vero? È qui che dice uguale? Fiu, se Dio vuole è finita. Vediamo. Noi veniamo da qua, quindi dobbiamo andare di là. Tan 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 tara. Tan tan tan. Ricarica il pistoletto. Oh, un po' di roba. Sì, le erbe gialle me ne avete date 5.000. C'ho la vita al massimo. La nostra missione. Oh, ma questo? Il potere degli Stati Uniti è come una torta. Il Dipartimento di Giustizia, il governo e l'esercito, ognuno ha la sua fetta di potere. Per assumere il controllo di questo potere, gli Illuminados devono innanzitutto influenzare le menti dei consiglieri del presidente. Quindi questo volevano fare gli Illuminados, no? Assumere il controllo degli Stati Uniti. Anche se gli Stati Uniti dovessero sventare il nostro piano, i danni saranno minimi e riusciremmo ad annientare il paese. Sfruttando il loro potere internazionale a nostro vantaggio, sarà facile assumere il controllo del mondo. Se invece, per qualsiasi motivo, ma quindi questi volevano controllare il mondo, va bene, il nostro piano dovesse complicarsi, procederemo con il piano di riserva. Infiltreremo i nostri uomini infetti negli Stati Uniti. La paura e il caos si diffonderanno nella nazione come un virus. In poco tempo il paese perderà la sua stabilità e quando sarà diventato vulnerabile entreremo in azione. In entrambi i casi nessuno potrà impedirci di dominare il mondo. Sta roba che la gente vuole dominare il mondo è una delle cose più ridicole che siano mai esistite, ma va bene così. Che facciamo? Le usiamo? No, aspettiamo un attimo. Vediamo dove andiamo a finire. Oh, bastardo, ti ho venduto tutto prima. Dammi qualcosa per curarmi, dai, Gesù. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, l'erba verde. E là c'è l'ascensore. Allora, io spero che mi faccia Welcome. Che mi faccia comprare uno spray. Got a selection of... What are you buying? No, non mi fa comprare lo spray. What are you buying? Con 5.000 non posso farci letteralmente niente. What are you selling? Come back. Allora io salvo. Ma salvo qua. Che c'è? C'è la possibilità. Se non hai lo spray sei la pomata, Non c'ho manco quella. O fiuco. Il vento. Ah sì, Ashley, you stay here. Bravo. Bravo. Guardala. Dove va il mio cavaliere? Ada! 3, 2, 1. Ada! Porca puttana! Ah. Io comunque c'ho il lanciarazzi, Better try a new trick, cause that one's getting old. Madonna, Leon, che fenomeno! I've been better. I've been better. C'ha la voce sensuale anche quando casca da una corda a 3 metri d'altezza. I've been better. American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. E invece no, anche in questo gioco. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés.
Ada, stand back. Che schifo. Bravo, spappolati tutto. Che bello che sei, non te vedi? Gnam gnam. È esattamente uguale a Sadler comunque, eh? Emergenza, chiusura dell'ascensore in corso. Allora, io farei questo. E farei questo. E farei anche questo. No, raga, l'ha ucciso? No, non l'ho ucciso. Fucile di precisione un po' lento, prendiamo questo. Non è servito a un cazzo. Mi sa che devo capire come batterlo. Datemi un attimo, eh. Ok, c'ha gli occhi. Non mi ero accorto degli occhi, raga. Aporel! Ok, gli ho sparato con sta cazzo di pistolina del cazzo. Ma comunque ho capito come fare. Allora, ora non apre l'occhio. C'è un occhio dietro, vero? Eccolo qua. Adesso equipaggio questo. Dove sta? La testa è di là. Attenzione, no! Non c'è un altro occhio? C'è un altro occhio qua. Ok. Si riaprono gli occhi? Sì. Vai, scendi con sta testa. Oh. Ah. Te spappolo. Ora, dietro. No, cazzo, m'ha preso. Ok, allontanate un attimo. Oh, c'ho solo una piantina. Si è incazzato. Porca puttana troia. Curati. Assolutamente curati. Ma che è quella roba? Oh! Affanculo. Cos'è? Ah, ma questo è come... Use this. Ha un altro lanciarazzi, non bastava uno. Do cazzo me l'ha buttato il lanciarazzi, sta bastarda animale. Fanculo, va. Cazzo, dove l'ha messo? Allora, devo andare a recuperare il lanciarazzi. Andiamo. Dove l'hai tirato, brutta bastarda? È incredibile, non lo vedo. Allora, occhio. Dov'è l'occhio? Eccolo. Cazzo, no. Cioè, raga, è incredibile, ma... Fanculo, va. Forse di qua... Oh, è di là, animale. Ah,
Come si attivano sti cosi? Non ho capito. Questo non posso più attivarlo. Sono un genio. Ah, ogni tanto si attivano. Ok. Non capisco bene perché, ma ogni tanto si attivano. Eccolo. Vai di là. Oh, è complicato sto boss, bastardo. Granata. Lanciarazzi speciale, ok. Ora mi chiedo, io posso usare il lanciarazzi direttamente adesso o devo... Ma che sei stottica qua? Ok. No! Cazzo arriva. Vaffanculo. No! No, non mi posso curare! Proviamo l'ultima cosa! No, non mi ammazza! No, pezzo di merda, stronzo! Ah! Non so se posso sparargli direttamente oppure se devo aspettare che compaia la faccia per sparargli con il lanciarazzi, tra parentesi. Però abbiamo un po' capito meglio. Allora. Questo bisogna farlo. E il lanciarazzi lo terrei. Anche se non servirà mai a niente, però lo terrei. Comunque ci avrei anche la Magnum, ma va bene. Cioè, mi pare che non è quello il modo per farlo fuori. Non è che serve potenza di fuoco, necessariamente. Allora. Passagli sotto, non ti far beccare del sto cazzo di merda. Vaffanculo. È troppo difficile. Mi servono più cose per curarmi. Dove sta? Via da qua. Assolutamente allontanati, per carità di Cristo. Allora. Non ci facciamo ammazzare. Andiamo di là. Voglio usare subito quella cosa e vedere cosa succede. Vai, usala! Mannaggia a te! Colpo gli ho dato, solo un colpo. Là c'è delle cose, però io posso andare di qua. Ok. Bobamba non mi piace. Ora lui è di là. No, sta cacchio di ottica. Abbina qua. Ok. Posso colpirlo da qua? Sì. Buono, buonissimo. Salta, no, non salta. Adesso salta. Ciao amo, io vado dall'altra parte, così stiamo tranquilli. No! Non stavo tanto tranquilli, ne sa. Ma sai che io rivado di qua? Rivado di qua e provo ad utilizzare il coso. C'è anche qui l'interruttore, mi sembra, no? Spero almeno.
Ok, quella funziona. Uso questa. Sì, è sceso. Quindi anche la brutta potenza di fuoco fa differenza. Vai, arrampicati, arrampicati. Dopo lo uso, dopo lo uso. Voglio usarlo quando, quando apre la faccia. E poi tanto mi serve il lanciarazzi speciale, eh. Attenzione. Dov'è l'occhio? Occhio. Adesso uso il lanciarazzi che ce l'ho proprio sparato davanti. Wow. Gli ho dato una bella botta, me sa. Ora ci ha lanciato il lanciarazzi che dovrebbe essere qua. Si è come prima. Sì, lanciarazzi speciale. Questo mi sa che glielo posso... Cioè, se è come un Resident Evil classico, basta che faccio così. Si è come un Resident Evil classico. Dovrebbe però. E bye bye Bombay. È come un Resident Evil classico. Ovviamente per battere il boss finale ci vuole il lanciarazzi. Lo devo far presidente. Ma veramente? Altro che. Ma c'è anche un drop? Ah, quello è il siero, credo. Ah no, il campione, scusate, il campione. Sorry, Leon. Hand it over. Hand it over. Ada, you do know what this is. No, è ritardata. Nonostante ho venduto tutte le cure che avevo, comunque sono riuscito. E dai, ma cosa lo fai esplode, bastarda? L'ha premuto davvero, esatto. Che bastarda, ma perché devi far scoppiare l'isola, scusa, ma che senso c'ha? E poi il filmato. Very cute. Il filmato che comunque fa scorrere il tempo. Hai preso chiave acqua scooter. Quanto è trash. Tun, 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 tun. Ok. Dai che devo andare. Di qua. Qui? O devo prendere l'ascensore? No, non devo prendere l'ascensore, però un attimo. Devo andare qua. Ma che cazzo? No, forse devo prendere l'ascensore. Coccolino, ma veramente? È lui! Ashley che è rimasta lì immobile tutto il tempo. Scoppia, Ashley, scoppia. Come te lo devo dire? Io c'ho il fucile sperando che non ci siano troppi schifosi, ma so che ci saranno. Te voglio ammattare. Ah, devo afferrarla perché è monga. Seconda rara, lanciarazzi con colpi infiniti. Cioè, il tipico proprio di Resident Evil, il lanciarazzi con colpi infiniti. L'acqua scooter. Ci siamo. Comunque raga, ma che gioco è? Hai usato chiave acqua scooter. Ma do cazzo stavo? E perché c'è l'orsetto? Vabbè. Una delle cose più trash che io abbia mai visto. Dolcezza. Oh, devo guidare. Non me la ricordavo sta roba. Ovviamente ci sarà la schiva alle faccende. Non premendo i tasti non succede niente, quindi mi sa che... Oddio mio! Dovevo saltare sopra quella pietra. Pensavo di doverla schivare e invece era proprio quello che dovevo fare.
vai. Cioè, esamina. Chiave acqua scooter. Chiave dell'acqua scooter che Leon ha ricevuto in regalo da Ada, più o meno. Ma cos'è? Ma perché un acqua scooter? Perché c'è un cazzo di coccolino attaccato alla chiave? È una roba che non è normale. Va bene. Trash, puro trash, raga. Hang on, sweetheart. Chiave acqua scooter. Santo Dio. Vabbè, stavolta so che devo saltarci sopra. Non devo schivarla, quella roccia. Pam 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 para. Tan tan tan. Snake! Ah! Snake, no? Quando moriva. Ah! 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 Ma ce la sto facendo? Onde? Ovviamente accelera adesso. Prima no. Oh! Oh! Cristo Dio! No! Oh! Non mi dica che devo rifarlo da quando devo mettere la chiave. Mamma mia, che schifo! Oh. Vai, monta su! Sweetheart, mammeta. Ah, posso accelerare. Anche adesso posso accelerare. È tutto più bello così, eh. Mo potevi di prima, addio. Così ci rimane più tempo, no? Tan 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 tan. Senti, ma io qua basta che accelero e non devo schivare niente? Ma così non ci avrò da schivare. Oh, qua! Di là, di là, di là, di là! Qui a sinistra. Cioè, qua a destra, qua a sinistra, qui, qua. Qua, di là! Qua, di qua! Ok, ok. Mi ha messo voglia di giocare a Metal Gear Solid. Snake! Snake! Cioè, raga, incredibile che giocando Resident Evil 4 mi sia venuto in mente Metal Gear Solid, ma vabbè. Non ha fatto altro per tutto il gioco che grida Leon! Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. Brividi di schifo, ragazzi. Brividi di schifo. Brividi di schifo. Cosa? Ma va a, da un'isola che non sai dove sta? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that? Ah, sto male. Ah, sto male. Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Ah. Mamma il trash, mamma mia, mamma mia, oddio, oddio. Oh. Raga, ma ha fatto male l'organo dello schifo. Noi abbiamo un organo che si chiama l'organo dello schifo. E sti ultimi 20 secondi di Resident Evil 4 l'hanno proprio spremuto. L'hanno proprio spremuto. Ma ha fatto veramente male. Speriamo di vedere come sarà il remake. Francesco, adesso un attimo ne parliamo, perché... Poi cos'è sta musica e sti disegni? Cioè, no, capisco che questa sia probabilmente la parte artistica, no? Che si fa la concept art prima del gioco. Però la musica è fuori di testa. Quanti cliché ci sono stati in quella scena finale... Io non lo so. Io non lo so. L'unica cosa un po' strana è che lei ha chiesto a Leon di fare gli straordinari con lei. Quindi, vabbè. E Leon gli ha detto, no, mi dispiace. Vabbè. Immagini sarebbe il villaggio. Esatto, il villaggio.
gioco era per PS2 e poi lo hanno fatto di su PS4. Cosa dici questo? Ora fai l'avventura secondaria di Ada? No. A me basta finire il gioco principale. Vabbè, non è che lo hanno fatto su PS4, lo hanno portato su PS4 in versione Full HD, ma niente di più, non è stato un vero remake. Adesso faranno il vero remake. Allora, il motivo per il quale abbiamo giocato Resident Evil 4 è proprio quello di andare a capire. Sì, nato su GameCube. Infatti io l'ho giocato su GameCube. È uscito prima su GameCube, qualche mese dopo su PlayStation 2. Era una esclusiva temporale. Ad ogni modo, ho detto io. Allora, noi abbiamo giocato Resident Evil 4 per cercare di capire in che direzione sarebbe andato il remake e cosa avrebbero potuto cambiare. Allora, parlando di storia e lore, quindi della costruzione proprio del mondo di gioco, sicuramente c'è la possibilità di creare, un collegamento con Resident Evil Village, perché abbiamo visto che la Splagas sono dei parassiti come il micete e hanno parecchie caratteristiche simili al micete, tra cui quella di consentire all'ospite di accedere ad una specie di coscienza collettiva. E queste sono due caratteristiche molto peculiari, cioè è una caratteristica molto peculiare, e che è strano che sia presente nel micete e nella Splagas, in entrambe. Quindi ci potrebbe essere una sorta di parentela tra appunto la Splagas e poi il Cadeau, come lo chiamano su Resident Evil Village, o il Mega Micete, come lo chiamano in Resident Evil 7. E ok. Poi, quindi dal punto di vista di storia ci potrebbe essere un collegamento da questo punto di vista. Poi c'è anche da dire che io spero tanto che si diano una regolata con i dialoghi e che li cambino molto. Infatti i personaggi di questo gioco sono frutto di pura immaginazione. Ogni similitudine con persone reali è puramente casuale. Il gioco è protetto dalla legge del Dipartimento di Polizia di Raccoon. La copia e la distribuzione figa. Oh. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? Rescue the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know you're kind of cute without those glasses. Eccoci qua. Give me your number when I get back. Okay. May I remind you that you're still on duty. Story of my life. Salvataggio di contenuti, salvataggio completato. Vediamo il voto, vediamo il voto. Probabilmente o C, massimo B, ma massimo, copia dell'assegno 80% però, inviare i dati alle classifiche? No. Adesso puoi comprare un lanciarazzi infinito di una Matilda dal negoziante. Salvare? Non so perché, ma salviamo. Questo è il nuovo, è il New Game Plus, praticamente. Nuovo round, esatto. Extra! Separate Ways, Assignment Ada, The Mercenaries e Browser Filmato. Cos'è Browser Filmato? Ah, ok, qui possiamo vederci tutti i filmati che ci sono stati. Che salvi? Perché salvi? Vabbè. Assignment Ada e Separate Ways, non mi ricordo cos'è, sapete? Caspita. Forse toccherebbe farlo. Ecco perché Leo non fa gli straordinari. Esatto. Separate Ways era proprio figo. E Assignment Ada? Ah, questo è proprio un giochetto. Immagino. Non è la storia. Oh, ma quanto dura Separate Ways? Dai, vediamo com'è. The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. Cioè il campione che non si sa. Anyone figure that out. Of course,
Hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. Okay. Ogni film anni 80-90 c'aveva sto... parlo di film anche se questo è un gioco, ma più o meno. C'aveva sta cosa del computer. Ah, il villaggio, bestiale! Che madre! Che madre! Adesso immagino che vedremo Leon. Altro che Matrix. Anna, dimmi. Buongiorno. Ok. So I see you've managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any... Ma lei lavora con Wesker? That should quiet them down for a while. È lei che ha suonato la campana! Mamma che figata! Non mi ricordavo niente io sta roba. Unfortunately, time is not a luxury we have. Unfortunately, time. As you can about the parasites and finish off this little tour. Non ricordavo. Suona la campana. Direttiva missione 1, suona la campana, ok. Ah, grazie mille Simo per l'abbonamento a livello 1, grazie veramente un sacco e bentornato nella classe del professor Quarzo. Dici giustamente yeah e dico yeah pure io, grazie mille Simo. Allora, adesso prima di iniziare sta missione con Ada, vi dico, grazie per il supporto Simo, vi dico di cliccare qua, ovvero... scrivete punto esclamativo totale e cliccate sul link che esce. Ogni volta che cliccate io guadagno qualche centesimo e se volete poi acquistare l'antivirus potete farlo, ma a prescindere che voi vogliate o meno l'antivirus cliccate sul link, perché ogni volta che cliccate mi date una mano a livello diciamo economico, quindi grazie. Allora io devo andare là e suonare la campana. Figata è che lei ha suonato la campana comunque, raga. Sono molto contento di questa cosa. La campana è dall'altra parte, Nico. Dove stai, Anna? Aspetta, eh. Ma aspetta, devo recuperare anche la chiave dello stemma? Oh, l'avevo preso, l'avevo preso. Pam! Anche lei è molto abile, eh? Teco chi? Facciamo fuori tutti gli abitanti del villaggio, via. Bene. Allora... devo fare veramente quella roba, mannaggia. Vabbè, devo esplorare e prendere e trovare il coso. Questo è Leon. Quindi io gli sto rubando tutto. Bella anche la musica, eh. Una doppietta, meglio che ci pensi Leon. Bellissimo, bellissimo. No, scusa, se la lasci a Leon che la prenda a fare la doppietta. Blocchiale il passo. Blocchiale il passo. Bloccategli il passaggio. Prendere cosa? Bomba a mano, sì. Uovo di gallina.
Ma è qua? Ok. Maschera con cavità. Fantastico, raga. Sì. Immagino. Aspetta, lì mi dicevo qualcosa. Il letto ha bisogno di una ripulita. Oh, 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 oh. Siete tanti, eh? Ok. Sono entrati tutti qua. Avete visto quello come ha schivato? Oh! Ma... non m'ero mica accorto che c'avevo sta... Aha! Devo andare lassù in qualche modo. Ah, bastarda! Attenzione che c'è Mr. Motosega qua, eh. Ok. Pesetas. Ma quindi anche io posso parlare con il mercante? Sai che faccio? Faccio questo. Sto fucile è molto più figo di quello di Leon. Porca troia. Uso nuovo. Cazzo, raga. Oh. No. Volevo usare il fucile. Vabbè. Ok, c'è qualcuno di vivo? Sì. Ok. Allora, io adesso devo andare su. Adoro sentivo il 4, sperare il remake è identico al 4. No. Io se fanno un remake spero che sia una roba nuova. Spara rampino. Ah ah. Chiave con stemma. Cavacca, ragazzi, siete in tanti, eh? Mi sa che entriamo in questa porta, eh? Scusa il ritardo, ma sto lavorando. Almeno ti tengo in sottofondo al posto che sentire gli stupidi meeting con i clienti. Ah, grazie mille, John Doe. Non ti preoccupare per il ritardo, ma ci mancherebbe altro. Ok. Stavolta l'ho ucciso. Welcome. Vedi che invece ci vende qualcosa anche lui. Vendimi dei tesori e compra delle armi. Madonna. Non c'ho un soldo praticamente. Forse esplorando meglio qualcosa si poteva trovare. Forse, eh. Ok, comunque, io volevo solo provarlo, in realtà non vorrei, anche se in realtà dovrei farlo forse per approfondire un po' meglio la storia e capire, però sapete che... Ok. Anche munizioni mitraglietta, perché no? Gemme verdi, erbe verdi. Voi da dove caspita venite? Da dove caspita venite? Io vengo da qua? Mi sa di sì. No, sto andando bene.
da dove escono? Scompaiono proprio dal nulla. Vabbè, questi non apriranno la porta, speriamo. Vai, via. Tiè, headshot. Sì, sono qui. Hai detto giusto. Là c'è qualcosa che recuperiamo subito. Bellissimo il verso che fanno. Porca troia, che bastarda. Facciamo una cosa, ammucchiamoli tutti. Facciamo filotto. Bene. No! Pensavo di fare in tempo a darle una coltellata. Queste tutte robe che avevamo letto anche con Leon. Magari con Ada ci dicono cose anche un po' diverse, che ne sai? Erba gialla, quindi possiamo anche aumentare la salute. Carina anche la musica, eh? Allora, io adesso devo andare a suonare la campana. Bam. Vai di coltello. Adesso voglio terminare questa prima missione e poi facciamo due chiacchiere. Questi ancora non si trasformano. Ovviamente la porta non si apre, l'oggetto non sarà nello stesso posto in cui era per Leon, immagino. Forse è qui? È qui. Oddio. Aspetta, va. Cos'è che dice? I tre stemmi di famiglia dei Sosia. Stemmi di famiglia dei Sosia, vediamo cosa dicono. Non mi ricordo bene come funziona. Tomba di gemelli. Non è lo stemma. Ogni tomba ha un stemma diverso? Ok. Quindi le tombe dei gemelli che sono la V, la M sostanzialmente e la S, VMS. Vediamo se riesco a farla sta roba velocemente. VMS. Perché lì c'è lo stemma, posso aprire e suonare la campana in teoria, no? Ecco perché non stava qua. Allora, uno... La S è quella. Quindi mi sa che posso fare 3, 4. No. Oh, se faccio 4, 1, 2, 3, 4 va là. Poi faccio 1, 2, 3 va là. Oh, aspetta, 4. 1, 2, 3. E poi mi ritrovo a poter fare 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, posso fare così forse. 4. 4. No. No, ho calcolato male. Esci. Lo rifacciamo. Allora. 1, 2. Se io faccio 3 vado giù, 1, 2, 3, vado là. Se invece faccio 4 vado di qua.
posso fare 4, 3. Non è facile, bisogna girare parecchio, mi sa. Proviamo a fare 4 e poi 3. Allora, 1, 2, 3. E ok. Altri 3? Ora 4. Anzi no, 1, 2, 3. Adesso 1, 2, 3, 4. Cazzo. Vabbè, raga, basta, via. Allora, aspetta, fatemi uscire. Riprovo a carica. Torno al menu principale, via. Allora, abbiamo finito Resident Evil 4. Abbiamo finito Resident Evil 4, ci sarebbe Separate Ways che però non lo farò, non lo porterò in live assolutamente. Ora io credo di poter uscire e andare di qua. No, perché non c'è la webcam? Perché? Perché probabilmente quella attivata è questa. Quindi tocca copiarla e incollarla qua. Purtroppo a volte succedono queste robe, si sminchiano le cose completamente a caso. La mettiamo qui e via. Ok. E vabbè raga, sostanzialmente Resident Evil 4 è finito qua. È stata una bella esperienza. Come vi dicevo prima, c'è la possibilità che con il remake, adesso facciamo 4 considerazioni su questa cosa. Cambio anche la categoria in Just Chatting, andando qua, sì, trasmissione, chiacchiere su Resident Evil 4 Remake, e R4 Remake, e togliamo Resident Evil 4, mettiamo 4 chiacchiere, perfetto. E voilà, ecco, quindi vi dicevo, trovo che ci sia spazio sicuramente a livello di storia per collegare Resident Evil 4 con il remake, per collegare Resident Evil 4 a Resident Evil 7 e 8, perché, facciamo un attimo un riassunto, Las Plagas, che è il virus di Resident Evil 4, ha delle caratteristiche molto simili a il Cadò di Resident Evil Village e al Micete, cioè il Cadò, come Las Plagas, è un parassita, quindi si tratta di due organismi parassitari e si tratta di due organismi che danno la possibilità ai loro ospiti, quindi agli infetti, di accedere ad una sorta di coscienza collettiva, e questa è una caratteristica molto peculiare e che è strano che ce l'abbiano sia il Cadò che Las Plagas, quindi c'è la possibilità che ci sia una connessione a livello di lore fra Resident Evil 4, il 7 e Village. E ok, connessione che ci avrebbe anche senso, anche se qui usciamo dall'universo di gioco, quindi stiamo ragionando in maniera meta narrativa sostanzialmente, anzi no, non meta narrativa, proprio siamo fuori dall'universo di gioco, ma se è vero che Resident Evil Village ha preso ispirazione per la zona del villaggio e altre zone, come abbiamo visto, da Resident Evil 4, ci può stare che l'ispirazione non sia solo dal punto di vista estetico, ma sia stata anche dal punto di vista di lore, e che ci sia stato dietro un pensiero del tipo: abbiamo visto che vogliamo fare un altro parassita su Resident Evil Village, abbiamo visto che Las Plagas è un parassita in Resident Evil 4, potremmo collegare le cose.
E quindi c'è la possibilità che nel remake ci sia questo collegamento. Poi un'altra cosa che io spero che nel remake cambi molto è il tenore dei dialoghi, il tono dei dialoghi, che qua sembra veramente quello di un film d'azione tipo Die Hard, sostanzialmente dall'inizio alla fine. Sono dialoghi pieni di stereotipi, di cliché, poco verosimili, magari anche un po' fatta apposta questa cosa per far sorridere, no, il giocatore, però considerando che è un gioco del 2005 forse non è tanto fatta apposta. E tranne forse quella parte finale in cui Ada ci dà la chiave del motoscooter, che è con un orsetto addirittura come portachiavi, insomma quella magari era voluta, e l'intenzione era proprio quella di far ridere il giocatore, ma in generale credo di no. Quindi io spero che cambino molto il tenore dei dialoghi e che sia un gioco un pochetto più serio, cioè Leon, da come abbiamo visto dal trailer, sembra essere un pochetto più un personaggio più introspettivo e più approfondito. Dal trailer si vede solo lui che sta così appoggiato al finestrino del treno, riflette su quello che era successo, e la luce è una luce bluastra, che mi fa pensare a, appunto, qualcosa di più intimo, qualcosa di più profondo anche a livello magari psicologico ed emotivo rispetto al Resident Evil 4 originale. Infatti tra i due c'è una grossa differenza, che è la color correction praticamente, cioè mentre in Resident Evil 4 originale le tonalità, i colori sono tutte sul giallastro, quindi verso il rosso, diciamo, e che giallastro, marrone, eccetera, su i filmati che abbiamo potuto vedere, il trailer che abbiamo visto di Resident Evil 4 Remake, le tonalità sono tutte appunto sul blu. Sembra che Leon giri per il villaggio addirittura di notte, mentre in Resident Evil 4 originale la notte praticamente non c'è mai, è sempre l'ambiente è sempre un ambiente diurno, e quindi questo contribuisce a farci pensare che potrebbe essere un titolo più oscuro e dunque anche più introspettivo, come era d'altro canto Resident Evil 3 e mezzo, come lo hanno chiamato poi i fan, ovvero il prototipo di Resident Evil 4, che era molto più oscuro, si stava dentro un castello, era molto più atmosferico e molto meno d'azione. Quindi io credo che ci sarà una virata in questo senso, un po' meno azione, quindi un gameplay un po' meno action sicuramente. Infatti sono anche curioso di come implementeranno il mercante in questa nuova versione di Resident Evil 4, se sarà così come stiamo ipotizzando, il mercante e il loot, perché Resident Evil 4 era quasi un arcade, cioè tu fai fuori il nemico, ti droppa il loot, e è un loot che è segnalato pesantemente a livello visivo, no? C'hai proprio il cono di luce che sale, e questa è una caratteristica abbastanza arcade e che vedo difficile implementare in un gioco che invece, nel caso sia vero quello che stiamo dicendo, vuole recuperare un po' di serietà, diciamo, e un gameplay decisamente meno action, meno arcade e magari più atmosferico. Quindi c'è la possibilità che ci sia questo gameplay più atmosferico e meno d'azione, e questo si collegherebbe bene alla possibilità di una trama e di una di una trama, di una costruzione dei personaggi e dei dialoghi, di una scrittura in generale più intima, più profonda dal punto di vista psicologico ed emotivo, e meno cacciarona, meno trash, perché Resident Evil 4 in certi punti è veramente tanto trash, veramente tanto. E non so cosa ne pensate voi di tutto questo ragionamento, però io spero che sarà così. E c'è qualcuno in chat prima che diceva, Anna mi pare, che diceva che sperava che Resident Evil 4 remake sia un remake 1-1 praticamente di Resident Evil 4, tranne che per la grafica. Ecco, io spero vivamente di no, perché io sono uno di quelli che apprezza molto di più Resident Evil quando si spinge verso l'horror e si allontana un po' dall'azione. Infatti tra Resident Evil 7 e Resident Evil Village io ho preferito di gran lunga Resident Evil 7.
nonostante che Village sia un ottimo gioco, un gioco molto buono, non ottimo ma molto buono, nonostante questo io ho preferito molto Resident Evil 7, perché io quando gioco Resident Evil cerco quel tipo di esperienza lì, non cerco sicuramente un gioco action alla Doom come in certe situazioni sembra essere Resident Evil 4. E va bene, quindi raga, questo è tutto, lo abbiamo finito finalmente. Adesso ci sarà anche un attimo da pensare con cosa rimpiazzare Resident Evil 4. Potremmo rimpiazzarlo con Stray, potremmo rimpiazzarlo con Handling, potremmo rimpiazzarlo con un po' di entrambe le cose. Spero ovviamente che lo svecchino. Guarda Junkwipe, da che punto di vista? Perché, beh, cioè, dal punto di vista grafico, gameplay, eccetera, eccetera. Dimmi un po'. Comunque dicevo, nel frattempo, con cosa sostituiamo Resident Evil 4? Stray appena uscito, c'è Handling che è appena uscito, e io posso portarveli entrambi. Quindi secondo me per adesso possiamo attestarci su questi due. Io poi sono in contatto con Bandai Namco per il codice di Digimon Survive, quindi c'è la possibilità che io riesca ad avere il codice di Digimon Survive, in quel caso ce lo proviamo e vediamo come va, se ci interessa continuiamo a portarlo. E poi soprattutto quello, il gioco che sto aspettando di più, Xenoblade Chronicles 3. Io di quello mi hanno promesso il codice, quindi proprio la PR di Nintendo mi ha promesso il codice, quindi dovrei averlo e dunque anche lì potrei portarlo, anzi lo porto sicuramente tutto in live. Dal punto di vista di dialoghi, doppiaggio soprattutto, è la parte dove gli anni si fanno sentire di più. Ok, sono assolutamente d'accordo da questo punto di vista, sono al 100% d'accordo, perché il gameplay d'altra parte secondo me ancora funziona alla grande. È un gioco che ha un level design fantastico e un gameplay molto avanti per il tempo. Gameplay puro stile re, credo che non lo toccheranno. Io credo che lo toccheranno invece. Credo di sì, perché c'è troppo arcade. Troppo arcade, troppo arcade, scusami, e troppo action. È soprattutto la parte arcade che in realtà mi fa pensare che lo ritoccheranno, non la parte action. Potrebbe essere che sia un Resident Evil con più proiettili, più sparo, più... Ci può stare rispetto ai Resident Evil classici tipo il 2 e il 3. Però la parte arcade io spero che la toglino. Che la tolgano, mamma mia cosa ho detto. Che la tolgano, perché... Vedermi quei coni di luce che salgono quando uccidi il nemico e ti lascia il loot è una roba che mi porta un po' fuori dall'atmosfera del gioco, secondo me. Cioè mi fa capire che quello che ho davanti è un gioco e mi fa rendere conto del fatto che non sono immerso in una realtà, ma che ci sono io che gioco e quello è un videogioco. E quindi crea distacco tra il giocatore, o almeno tra me e il gioco, e praticamente viene meno il patto di interruzione dell'incredulità sostanzialmente. Il 4 sarebbe bello recuperasse qualche... Oh, ma perché non si vede la chat? È attiva. Oh madonna santa, scusate, mo la vado a recuperare da qualche altra... La recupero da qua, ma perché? Eppure c'è, eccola. Vabbè, era andato in palla, raga, manco l'ho incollata, era qua. Comunque, il 4 sarebbe bello recuperasse anche qualche ambiente claustrofobico in stile 7. A me piacerebbe tanto. Alternata situazioni più aperte di azione del villaggio castello. Sì, mi piacerebbe tantissimo, cordiale saluto. Un equilibrio di questo tipo per me sarebbe ottimo e salutare per la serie. Se avessero voglia di sviluppare un nuovo Resident Evil con il VR sarebbe qualcosa di fenomenale. Sarebbe figo, sarebbe figo. Con il VR ci sarebbe davvero da fare incetta di mutande al mercato. Sì. Assolutamente, assolutamente. E non ho... Io non avendo un set VR non ho potuto mai fare esperienza di giochi VR. Ma è uno dei prossimi acquisti che vorrò fare. Prima in realtà devo assolutamente recuperarmi una Xbox Series X,
per i giochi che usciranno sul Game Pass e che non credo che il mio PC sia in grado di far girare e contemporaneamente di streammarli. Di farli girare sicuramente, ma di farli girare e streammarli probabilmente no. Quindi dovrò farmi una Series X per questo motivo. E i giochi di cui sto parlando sono principalmente Starfield e Stalker 2 in realtà, però sono giochi di grande spessore che voglio assolutamente giocare e che voglio assolutamente portarvi, è per quello che penso alla Xbox Series X. Per giocarmelo da solo andrebbe bene anche il PC, ma siccome, come ho detto, devo essere sicuro che riesco a giocare e streamare contemporaneamente, se gioco su un'altra piattaforma, che sia Xbox Series X o che sia un altro PC, ma un altro PC non ci spendo soldi, cioè così tanti soldi, molto meglio un Xbox Series X, sicuramente so che il PC riesce a streammarla, una roba che viene da Series X. E va bene ragazzi, io a questo punto interrompo la live, ci vediamo domani alle 10 con Bloodborne, e nel frattempo oggi pomeriggio uscirà un video sicuramente, devo ancora decidere quale, c'è un paio pronti, usciranno dei video insomma, quindi ci vediamo anche lì se volete. Va bene, vi ringrazio raga, a presto, ciao a tutti e buona giornata.